già vinto per noi. Alleluia, Gerico cadrà. Il corpo di Cristo d'esercito contro potenze invisibili, e libera i prigionieri nel nome di Cristo Gesù. Innalzate le bandiere d'amore. Alleluia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Per il tuo
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azioni di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello». Parola di Dio. Innocenti e cuore puro, chi
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Al Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Acclamate con il canto alla parola del Signore. Alleluia.
La festa con la quale il Signore ci dà la grazia di concludere questo momento di preghiera non è soltanto la festa in cui ci ricordiamo di tutti i santi, dei santi, come dice qualcuno, NN, quelli senza nome, perché siccome il calendario è pieno di santi, quelli noti, poi magari non è che li possiamo ricordare tutti, e allora li raccogliamo in una unica giornata, in modo tale che non facciamo torta a nessuno, non si offenda nessuno, perché non si sa mai, no? Cioè teniamo buoni. Non è soltanto appunto questa giornata in cui ricordiamo i santi, quelli che sono al cospetto di Dio, la Chiesa che loda, lo ricordavamo anche prima nella preghiera, la Chiesa che sta al cospetto del Signore, così come ci viene descritta nella prima lettura del libro dell'Apocalisse, ma è il giorno questo in cui ci ricordiamo che la santità è un qualche cosa che riguarda ciascuno di noi, non soltanto perché siamo tutti quanti tesi a diventare santi, no? Cioè miriamo tutta la santità, se qualcuno non vuole diventare santo, mi dispiace, ha sbagliato parrocchia, ha sbagliato luogo, ha sbagliato zona, cioè la santità è una cosa che ci riguarda, ma in realtà questa questione della santità è, appunto, dicevo pure prima, è una cosa che sembra che deve venire, no? È una cosa che ci riguarderà, siamo incamminati verso la santità. Il problema non è questo, è che la santità non solo ci riguarda perché tutti siamo incamminati verso la santità, ma in realtà noi già oggi, tutti quanti noi, siamo già santi, siamo santi. Non ci credete? Non ci credete questa cosa? Siamo già santi. Siamo già santi, non lo dico io. Provate, che ne so, a prendere la prima lettera ai Corinzi di Paolo e a un certo punto Paolo si rivolge ai Corinzi e dice a tutti i santi che sono a Corinto, no? Dice così Paolo, tutti i santi. E che vuol dire? Che lui sta scrivendo ai santi, quell'altri i caccia via, cioè sono solo santi, agli altri non interessa. Come è possibile che quella lettera poi noi la prendiamo con una lettera rivolta a tutti, rivolta a tutta la Chiesa? Vuol dire che Paolo non si rivolge soltanto a quelli che vengono considerati santi, ma si rivolge a tutti, li chiama santi. Perché li chiama santi? Per quale motivo? Perché? Quelli sono più bravi di noi. Noi siamo più cattivi. Per quale motivo? Che la domanda è, c'hanno Spirito Santo, noi non ce l'avemo. Dice, che cosa, guardate, che cosa si deve fare per diventare santi? Che cosa si deve fare? Che cosa si deve fare? La volontà di Dio. Quindi se deve fare qualcosa, no? Se deve fare la volontà di Dio, poi fatta la pesca, sta volontà di Dio come funziona? Perché tante volte io sono d'accordo con la volontà di Dio quando la volontà di Dio è d'accordo con la mia. Non so se per voi funziona così, ma per me funziona così. Guardate, noi siamo convinti che bisogna fare qualcosa per essere santi, no? Bisogna fare la volontà di Dio. Ma se voi prendete la seconda lettura, non so se l'avete ascoltata, a un certo punto dice Giovanni, dice, sapete quale grazia abbiamo ricevuto? Quella di essere chiamati figli di Dio. Mo, c'avete figli? C'avete figli? Siete sposati? Gli volete bene questi figli? Li amate? Che devono fare i figli vostri per essere amati da voi? Nulla. Nulla. Non devono fare niente. Sono amati perché gli volete bene, a prescindere. Il Signore ci vuole bene a prescindere. Il Signore ci chiama santi a prescindere da quello che facciamo. Guardate,
Anche questa può sembrare una forzatura, ma sapete chi è il santo per eccellenza per la parola di Dio? Se voi prendete il capitolo 6 del libro di Isaia, a un certo punto Isaia c'ha la visione di Dio che scende da un trono, dall'alto. E poi questo trono è attorniato dai cherubini, dai serafini, dagli angeli, i quali cantano un canto che noi facciamo in tutte le nostre messe. Cantano, questa è l'espressione ebraica, Kadosh, 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 santo, santo, santo. E Dio è santo, è Lui il tre volte santo, è Lui il santo per eccellenza. E vabbè, ma Dio è Dio, lo sappiamo che è santo, e noi che ci azzecchiamo questa cosa? Anche qua basta andare a prendere la prima pagina della Genesi, capitolo 1, versetto 26. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ognuno di noi è immagine e somiglianza di Dio. Se Lui è tre volte santo, anche noi siamo santi, perché Lui è il santo. Siamo ad immagine e somiglianza sua. Siamo tutti belli, santi, buoni, perché Lui è il santo. Soltanto che poi, se io sono immagine e somiglianza di Dio, gli devo somigliare davvero. Devo fare di tutto per, in un qualche modo, far parte davvero della sua famiglia. Quindi la santità comporta che io poi mi comporti, faccia in un certo modo, cioè agisca in un certo modo. Cioè, se io faccio parte della famiglia di Dio, mi sento parte di questa famiglia, io mi devo comportare di conseguenza, non c'è altra possibilità, altrimenti rinnego la mia famiglia. E far parte della famiglia di Dio significa in un qualche modo che ognuno di noi deve cercare nella sua vita di incarnare quel programma bellissimo che Gesù ci presenta all'inizio del Vangelo di Matteo, nel primo discorso grande che lui fa, che è il discorso della montagna, proclamando le beatitudini che sono state appena lette. Beati, poveri, in spirito, eccetera, eccetera, no? Quelle beatitudini noi dovremmo saperle incarnare. Adesso, qui, questo è un convegno responsabile, quindi siete tutti responsabili delle comunità. Ma sapete dire, secondo voi, di quelle beatitudini, quale beatitudine, in modo particolare, i responsabili di comunità dovrebbero saper incarnare nella loro vita, nel loro ministero, nel loro esercizio? Quale di queste beatitudini? Provate. I poveri di spirito. Poi, chi ha detto la misericordia? Chi è che ha detto la misericordia? Chi è? Alza la mano. La misericordia. Soltanto che la misericordia bisogna interpretarla. Sapete perché? Perché quando si parla di misericordia, cioè, io devo essere misericordioso, dice, devo avere una... che la misericordia è una caratteristica potente, forte, è una delle più grandi declinazioni dell'amore di Dio. Ci sono due termini in ebraico che descrivono la misericordia. Quella più termine più comune è Chesed, no? Significa proprio misericordia, ma ce n'è uno che interpreta la logica della misericordia forse in maniera ancora più intima rispetto allo Chesed, perché lo Chesed, la Chesed, femminile,
in realtà mi implica un certo atteggiamento, il comportarmi in un certo modo, l'essere attento alla persona che ho davanti. Mi dice che cosa devo fare. Ce n'è uno più intimo, che era Amin, e che è una parola molto vicina a un organo che è tipicamente femminile, che è l'utero. È l'utero. Tant'è che la Bibbia stessa fa fatica ogni volta a tradurle quel termine. Perché? Perché dice Dio è padre, oh, e c'ha l'utero, come funziona? Infatti, se voi andate a vedere certi brani, c'è scritto che Dio ha viscere di misericordia, no? La devono scrivere così, dice, traduciamolo così, tanto non capisce nessuno, per cui quell'utero diventa gli intestini, non so che cosa, le frattaglie, non so che roba è. Ma poi ci si dimentica che alla fine Dio sì è padre, perché noi chiamiamo padre, ma Dio è anche quello che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschi e femmine le ha create, quindi ha delle caratteristiche sia maschili che femminili, le ha create lui, i sessi, no? In realtà questa parola, utero, è una parola che descrive prettamente, propriamente che cos'è la misericordia, perché l'utero che cos'è? È il luogo che, in cui nasce e si sviluppa la vita. Questa è la caratteristica della misericordia, l'atteggiamento di chi sta attento a proteggere la vita perché quella vita si sviluppi. E guardate, ci sono due modi per soffocare la vita. Due modi. Se io prendo una candela, per spegnere quella fiamma ho due possibilità. O ci metto un bicchierino sopra, per cui gli levo l'ossigeno e quella muore, asfissiata. Oppure ci soffio velocemente, no? Forte, sopra, gli do troppo ossigeno, la fiamma si spegne. E sono i due atteggiamenti delle persone che da un lato vogliono proteggere l'altro e o lo opprimono, oppure gli lasciano la libertà massima. Bisogna trovare una via di mezzo, fondamentalmente. E guardate, non è facile, soprattutto per chi poi ha la responsabilità dell'altro, dove tante volte una parola è poco e due sono troppe. State attenti, perché il Signore vi mette nelle mani dei vasi fragili, vi mette nelle mani la vita delle persone. E la vita delle persone è un dono immenso che va salvaguardato. Il dono della misericordia voi lo dovete chiedere tutti i santi giorni al Signore. Perché? Perché nessuno nasce imparato. Perché c'è bisogno di fare discernimento. E discernimento è una cosa complicata. Perché non è come fare una torta. Vado, mi leggo la ricetta. La prima volta magari la brucio, la seconda volta così così, la terza volta mi viene bene. Discernere significa dover inventare una cosa nuova, capire che cosa è bene, che cosa è male, chiedere al Signore che mi aiuti ad indirizzare verso il bene quel fratello. E il dono così che io ho ricevuto, i doni che io ho ricevuto, diventano compartecipabili o compartecipati agli altri in un cammino comune che ci deve portare a vivere verso l'incontro definitivo con il Signore. Guardate, siamo tutti protesi verso quell'incontro, quei 144.000, no, di cui si parla nella prima lettura. In realtà è una folla immensa, lo dice lo stesso brano dell'Apocalisse, perché quei 144.000 non è un numero. 12 per 12 sono le 12 tribù di Israele, per le 12, i 12
apostoli, quindi sono i salvati dell'Antico e del Nuovo Testamento, per mille, cioè quelli che sono arrivati al cospetto di Dio. Beh, tutti quanti noi siamo chiamati ad andare al cospetto di Dio. Come ci andiamo al cospetto di Dio? Creando comunione fra di noi. Creando comunione fra di noi. Il mistero della salvezza sta in questo, sta nel camminare nella comunione, lavorare per la comunione, vivere per la comunione. E questa cosa è complicatissima, perché per creare e costruire comunione io devo saper ascoltare l'altro, devo capire l'altro, devo accogliere l'altro e devo esercitare quel ministero che è di Giovanni Battista. Lui deve crescere e io diminuire. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio dona sempre alla sua Chiesa luminosi testimoni che dal cielo ne accompagnano il cammino verso il regno. Per l'intercessione della festosa corona dei santi, con piena fiducia presentiamo a Dio Padre i nostri desideri di bene e le necessità del mondo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre Santo, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei comunione di amore, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla propria vocazione, perché sia segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre amorevole, che all'alba della creazione hai benedetto la famiglia, prima comunità umana, sostieni gli sposi con la grazia del tuo Spirito, perché irradino la gioia operosa e feconda del Vangelo. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre dei poveri, che ti prendi cura del forestiero, dell'orfano e della vedova, suscita in mezzo a noi uomini e donne caritatevoli
perché le speranze dei poveri non restino deluse. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre della luce, che chiami tutti i tuoi figli a essere santi e immacolati nell'amore, rivela il tuo volto a tutti coloro che ancora non credono, perché si aprano alla novità dello Spirito. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Padre misericordioso, che chiami ciascuno di noi a essere santo nelle vicende della vita quotidiana, rendici capaci di rispondere al tuo appello, perché possiamo un giorno prendere parte alla gloria dei beati nel cielo. Noi ti preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato il Maestro e il modello di ogni santità, fa che vivendo nello spirito delle beatitudini giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei tuoi eletti. Per Cristo nostro Signore. Grazie a un sacrificio.
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi. Essi, che già godono della tua vita immortale, ci proteggano nel cammino verso di te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, la Gerusalemme del cielo che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, sorretti dalla fede, affrettiamo il cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa, che nella nostra debolezza ci doni come sostegno e modello di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti a loro e all'immensa schiera degli angeli, cantiamo con esultanza la tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane,
Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa Diocesi, Lorenzo, tutti i nostri Vescovi, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore, illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme. Thank you.
Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto tuo apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità, amore e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiate uno sguardo di amore fraterno. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
stesse solo, con me giocherai, tu che hai fame e sete di me. Beato te che mi amerai, beato la tua vita mi darai. Canto numero 136. Tutti a me e così vi ristorerò ed io sarò come una luce che risplenderà dissolvendo ogni oscurità. Soffia il vento, ma non sai da che viene, dove va, così è di chi rinasce da quel Santo Spirito. Io sono il pane della vita, discendo.
mia carne e vita vi darà.
quante volte mi ha guidato la tua mano, la tua destra mi ha condotto fino a te. Se salgo in cielo, tu ti prendi cura di me, e anche negli inferi resti accanto a me.
Preghiamo. O Dio, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i suoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione solenne, permettetevi due cose brevi. La prima riguarda il tema che vi ha guidato in questo convegno, che è un tema, una frase di grande fiducia, di grande speranza in un momento difficile nel quale stiamo vivendo. Una frase che ci obbliga a fidarci del Signore e a superare ogni divisione, ogni contrasto, ogni contraddizione fra di noi. Ma dovremmo anche ricordarci che il Signore porta avanti il suo progetto non a colpi di maggioranza, non con le grandi folle, con un piccolo resto, quel piccolo resto di persone che è capace davvero di affidarsi nelle sue mani. La seconda cosa è che per me è stato un onore partecipare a questa celebrazione, e anche se ormai sono anni che sono lontano dalla comunità per questione di ministero, volevo dirvi che vi porto sempre ogni giorno nel cuore, porto sempre ogni giorno nel cuore le storie di tanti di voi che per un motivo o per un altro si sono intrecciate per un certo periodo del tempo con la mia vita. Prego ogni giorno per voi, vi pregherei. Vi pregherei di pregare anche voi per me. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di tutti i santi, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella pace. Amen. Liberati dai mali presenti, dall'intercessione di tutti i santi, istruiti dal loro esempio di vita, possiate essere trovati sempre fedeli nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la gioia eterna di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti i nostri fratelli delle nostre comunità la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Sempre più perseveranti nell'amore.